Le associazioni incontrano i parlamentari abruzzesi per affrontare il tema del caro pedaggi. Onorevole Colletti, situazione di non facile soluzione, però importante parlarne, avere attorno ad un tavolo tutte le parti interessate. Sì, il problema in realtà è dell'autotrasporto, ma è anche di tutti gli utenti dell'autostrada, di tutti i pendolari dell'autostrada dei parchi. Uno dei problemi storici sono stati i grandi e stretti rapporti che aveva ovviamente il concessionario Toto, quindi con esponenti primari di centrodestra e centrosinistra, che ovviamente obiettivamente lo hanno favorito nella interlocuzione anche col governo e col ministero. Sarà da verificare e se quando saremo maggioranza e saremo al governo, soprattutto cosa ha fatto Strada dei Parchi in termini di manutenzione, se quindi si meritava Strada dei Parchi tutti questi aumenti dei pedaggi autostradali. Ricordiamo che la A24-25 è un'autostrada che si è praticamente ripagata già da sola, quindi tutto ciò che viene fatto adesso è tutto un guadagno per il concessionario e ovviamente una diminuzione di reddito per i cittadini e contribuenti abruzzesi che già pagano tasse salate. Teoricamente lo Stato potrebbe addirittura riprendersi Strada dei Parchi e far pagare direttamente a sé i pedaggi autostradali. Vediamo cosa si potrà fare, soprattutto con l'interlocuzione con l'Unione Europea. La problematica del caro pedaggi investe soprattutto gli autotrasportatori della nostra regione. Oggi c'è questo incontro importante a Pescara in Cenea anche con i parlamentari abruzzesi. E qual è il succo del problema? Cosa chiederete voi in particolare? Il pedaggio autostradale è parte importante del costo del trasporto merci. E cosa chiediamo noi? Chiediamo alle autostrade A24 e A25 di allineare quelli che sono i costi dei pedaggi alle altre autostrade nazionali, perché che queste tratte autostradali sono carissime, mi sembra seconde solo ai tratti autostradali della Val d'Aosta.